Nei corsi si vedranno più sistemi di risalita e ognuno poi troverà quello più adeguato alla propria fisicità e alle situazioni nelle quali si trova. Le parti dell'autosalvataggio fondamentalmente sono due, la risalita e lo svuotamento del kayak. In questo video ti faccio vedere come effettuo la risalita alla cowboy. Lo svuotamento che farò vedere in questo caso sarà effettuato con la pompa. Ci sono alcuni kayak prestanti, leggeri, soprattutto quando sono vuoti, che si riescono a svuotare anche stando in acqua. Un buon autosalvataggio deve essere eseguito con sicurezza, fermezza, in modo efficace e veloce. Dopo l'uscita bagnata comunica agli altri pagatori come stai e comunica anche di voler risalire in autonomia. Quindi giri la canoa, raggiungi la coperta posteriore tenendo sempre la pagaia in mano, sali a cavalcioni della canoa tenendo il baricentro molto basso, scalerai il kayak fino ad aver superato il pozzetto con la testa. Potrai mettere giù il fondo schiena raggiungendo in questo momento la massima stabilità. Inserisci le gambe una alla volta all'interno del pozzetto. Prendi la pompa e procedi allo svuotamento. Ora sei pronto a chiudere il paraspruzzi, prendere la pagaia e iniziare la tua avventura. Sembra una manovra di semplice e facile esecuzione, ma il mio consiglio è quello di praticarla regolarmente, anche nelle condizioni nelle quali ci aspetteremo di pagaiare in base al nostro livello. Nel prossimo video vedremo insieme come risalire sulla canoa facendoci aiutare o aiutando un nostro compagno.